Stanno tutti bene i 30 studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Alberghiero Pantaleone Comite di Maiori che si trovano a bordo della nave crociera Costa Fascinosa, ferma nel porto di Tunisi, la città dove è avvenuto l'attacco terroristico tra il Museo del Bardo e del Parlamento. Con i ragazzi del quinto anno ci sono 3 docenti rimasti a bordo, mentre altri passeggeri di nazionalità italiana hanno preferito effettuare un tour per il centro della città. I ragazzi erano partiti per una crociera di 7 giorni nel Mediterraneo da Civitavecchia per i maggiori porti, tra cui Palermo, Tunisi, Palma di Maiorca, e dovrebbero rientrare in Italia lunedì. Il dirigente scolastico dell'Istituto di Maiori, Lino Scannapiego, appena avuta la notizia, si è subito messo in contatto con i docenti e ha così potuto tranquillizzare i genitori dei ragazzi. Noi siamo riusciti a raggiungere telefonicamente uno degli insegnanti accompagnatori, Riccardo Terra Lavoro, che ha voluto attraverso la nostra emittente tranquillizzare ancora una volta i genitori degli studenti e tutti i salernitani. Stiamo bene, ha detto il professore, siamo fermi nel porto di Tunisi, ma gli studenti stanno normalmente svolgendo le loro attività. Nostro di 30 alunni e 3 docenti accompagnatori sta tutto a bordo della nave, pur rassicurare i salernitani, a bordo della nave è tutto tranquillo, ripeto, noi infatti la notizia l'abbiamo saputo dall'Italia, non certo da Tunisi. Adesso che aria si respira sulla nave, professore? Tutto tranquillo, tutto si sente il rumore della nave, ecco, che stanno facendo, i ragazzi nostri stanno in piscina e le signore qua stanno facendo appoggini, una cosa del genere. Professore, ma voi avevate scelto di non andare a vedere il museo, di non scendere a Tunisi? No, noi avevamo intenzione di andare a Cartagine, per cui in effetti avevamo quasi finito il giro e ci è arrivata questa notizia da parte della scuola che ha prontamente ci ha avvisato che era successo questo fatto e quindi noi siamo rientrati immediatamente. Ho capito, adesso che cosa accadrà? Voi lascerete Tunisi quando? Che cosa si dice? Dall'Italia arriva la notizia di 2 morti italiani, quindi non sappiamo se sono nostri della costa o se sono dell'MSC, l'altra nave che sta di fianco a noi. Ecco, però in questo momento non si sa.